Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di tarocchi e in particolare dei significati contraddittori e della lettura intuitiva. Spesso mi arrivano via mail delle domande che riguardano proprio questo. Le persone mi dicono: io ho tanti libri di tarocchi e ho notato che una carta ha dei significati diversi tra un libro e l'altro. Come faccio? Ecco, questo è un argomento molto interessante perché mi permette di aprire il discorso sulla lettura intuitiva. Innanzitutto per capire come mai voi trovate dei significati diversi da un libro ad un altro, bisogna fare dei passi indietro perché comunque la tradizione dei tarocchi è molto antica. Nel corso del tempo ci sono state tante scuole di pensiero diverse, tante linee interpretative diverse e questo ha fatto sì che i cartomanti che andavano a scrivere i vari libri mettessero su quel libro i loro significati, la loro tradizione. E quindi questo è il motivo per cui spesso noi vediamo una carta e vediamo tanti significati diversi su un libro e su un altro, e quindi i principianti soprattutto rimangono spaesati. Però, come vi dico sempre, fermarsi solo ed esclusivamente allo studio fatto sui libri, secondo me, è limitante. Quindi all'inizio va bene, perché quando comunque i tarocchi non si conoscono è anche giusto affidarsi ai libri e per allenarsi va sicuramente bene come punto di partenza. Però poi, man mano che la vostra esperienza cresce, dovete cercare di dare più spazio alla lettura intuitiva, quindi cercare di dare dei significati un pochino più personali a seconda della situazione del momento che si discostano un po' dal significato classico dei libri. Questo perché altrimenti non riuscite ad evolvere e rimanete chiusi in uno schema fisso. Soprattutto tenendo presente che se voi vi fermate solo ed esclusivamente sui libri, proprio per questi significati contraddittori che spesso si trovano, vi ritroverete ancora più in difficoltà perché non riuscirete a capire qual è il significato giusto. Se proprio volete affidarvi soltanto ai libri, cercate di integrare i diversi significati, tenendo presente che non esiste un libro che ha i significati giusti e un libro che ha i significati sbagliati. Sono giusti tutti quelli che voi leggete sul libro, semplicemente sono diversi perché le persone che hanno scritto il libro magari si sono affidate anche un po' alla loro intuizione. Quindi la cosa migliore che potete fare è cercare di integrare tra di loro questi significati, quindi considerarli tutti corretti e cercare di utilizzare quelli giusti per quella determinata situazione. Quindi non esiste un libro che ha i significati sbagliati, esiste un libro che ha i significati giusti per una situazione, magari sbagliati per un'altra. Quindi sta a voi poi allenare anche in questo senso un pochino l'intuizione. Però secondo me è utile anche lasciare un pochino da parte i significati dei libri, quindi uscire un pochino da questo schema mentale rigido che si basa solo sui libri e allenare la vostra personale intuizione. E magari in questo modo ampliare anche un pochino la fiducia che voi avete nella vostra capacità di lettura delle carte, quindi in un certo senso la fiducia in voi stessi per quello che riguarda il mondo dei tarocchi e dello studio dei tarocchi. Naturalmente non esiste un tempo giusto per fare questo passo, quindi non vi posso dire fatelo dopo 2 mesi che studiate i tarocchi, fatelo dopo 2 anni che studiate i tarocchi. Esiste un tempo giusto per ciascuno di voi e quello lo dovete sentire da soli. Non ci sono dei manuali che ve lo spiegano. Quando arriva il momento di lasciare un pochino il libro e liberarsi un pochino alla vostra intuizione, lo capirete. Arriverà il momento in cui vi renderete conto che siete pronti. E questo non ve lo posso dire io perché lo sapete soltanto voi. Però vediamo un pochino che cos'è la lettura intuitiva e come si fa. È quel tipo di interpretazione che non si basa sui significati che trovate sui libri, ma sulle vostre impressioni, sensazioni e istinti. Ovviamente non si fa a caso, ci sono delle tecniche ben precise, c'è una modalità, delle linee guida che voi potete seguire per fare questo tipo di lettura. Ma la caratteristica principale è il fatto di dare alle carte dei significati che sono personali, che sono vostri e che ovviamente variano di volta in volta a seconda della situazione e della stesura che state facendo.
Su questo tipo di lettura ci sono i sostenitori, quindi quelli che la amano e che assolutamente dicono che bisogna fare solo la lettura intuitiva, e poi ci sono quelli che la odiano e che dicono che assolutamente con i tarocchi bisogna basarsi sui significati tradizionali che si trovano sui libri, altrimenti si rischia di sbagliare. Io credo che, come in tutte le cose, la linea più giusta sia quella della via di mezzo. Sicuramente ci sono delle situazioni in cui bisogna basarsi di più sui significati tradizionali e ci possono essere delle situazioni in cui magari alla persona può essere molto più di aiuto una lettura intuitiva. Quindi bisogna sempre utilizzare il buon senso, considerare qual è la situazione, qual è la domanda che è stata fatta e in base a quello utilizzare un tipo di lettura oppure un'altra. Io credo che non sia mai tutto bianco o nero, ci sono sempre in mezzo le sfumature. Però vediamo un po' come si fa la lettura intuitiva, quali sono le tecniche, le linee guida più che altro da seguire se volete provare a fare una lettura di questo tipo. Innanzitutto i significati si possono trarre da elementi ben precisi della carta. Prima di tutto dal titolo, quindi proprio il nome della carta, il matto, la temperanza, la ruota, e in base al titolo cercare di tirare fuori un significato che possa essere associato al titolo stesso. Ad esempio, se parliamo della ruota, un significato intuitivo potrebbe essere un ciclo, perché la ruota comunque è un ciclo. Oppure la ruota può essere anche associata al volante della macchina, quindi qualcosa che guida, quindi guidare una situazione in una determinata direzione. E questo può essere un esempio di lettura intuitiva. Un altro elemento è il numero, e qui non parlo proprio della numerologia, quindi del significato dei numeri, ma di quello che suscita in voi il numero. Magari il 2 potrebbe farvi pensare ad una coppia, il 3 potrebbe farvi pensare ad un elemento estraneo che si introduce in questa coppia, oppure alla famiglia di 3 persone. Ovviamente ci possono essere tanti significati, però teniamo presente che dobbiamo fare riferimento alla situazione che stiamo analizzando, quindi non si parla di trovare un significato a caso in un mare infinito, ma sempre riferito alla situazione per la quale voi state facendo le carte. Quindi se è una domanda che riguarda magari l'amore, una coppia, ovviamente se avete il numero 2 o il numero 3 potete cercare di trarre dei significati da quello. Se vi viene fuori un numero grande, come può essere il numero 9, il numero 8, ovviamente valuterete se tenerlo in considerazione oppure no, perché potrebbe anche non essere un significato importante in quella determinata situazione. Un'altra cosa da considerare è il colore. Il colore è molto importante, esiste tutta una simbologia dei colori alla quale potete fare riferimento. Vi lascio anche in info box un libro che è molto bello e molto interessante per quello che riguarda la simbologia dei colori, non soltanto nei tarocchi, ma proprio in generale. Comunque voi dovete osservare i colori, cercare di capire qual è il colore dominante e qual è la relazione con gli altri colori e quindi trarre tutto un discorso sulla simbologia del colore. Su questo avevo fatto anche un video specifico, quindi vi lascio nelle schede oppure giù in info box il mio video in cui parlavo della simbologia del colore legata ai tarocchi. Un altro elemento importante da considerare per trarre dei significati intuitivi è la descrizione della carta, quindi osservare la figura e cominciare a descriverla, quindi proprio fare la descrizione di quello che vedete in quell'immagine e cercare di cogliere dei particolari che possono essere importanti per dare dei significati. Quindi potrebbe essere veramente qualsiasi cosa, o l'immagine in generale, un piccolo particolare, magari qualcosa che si può associare a quella determinata situazione. Quindi magari, non so, avete l'immagine della torre, cominciate a descrivere proprio tutto quello che sta succedendo in quell'immagine lì, in quella scena particolare, cercando di cogliere se in quella figura ci possono essere degli elementi che fanno riferimento alla vita della persona o alla situazione particolare. Un altro elemento importante è la narrazione. Abbiamo detto prima che ogni figura può essere descritta perché rappresenta comunque la scena di qualcosa che sta accadendo.
E voi potete provare con la narrazione a non fermarvi solo a quello, ma provare a fare un passo indietro e un passo avanti, cioè cercare di capire che cosa è successo prima di quella scena e che cosa potrebbe succedere dopo. A proposito di quello che può succedere dopo, esiste proprio un mazzo di tarocchi, che sono i tarocchi del dopo, che vi fanno vedere che cosa potrebbe accadere dopo le varie scene dei tarocchi. Avevo fatto anche un video su questo e anche questo ve lo lascio giù in info box o nelle schede. Comunque erano dei tarocchi un po' particolari, vi invito ad andarlo a vedere perché è interessante. Però al di là di quel mazzo di tarocchi che è comunque un po' particolare, potete allenarvi voi a immaginare cosa può succedere dopo e cosa potrebbe essere successo prima, perché ricordatevi che i tarocchi non sono un'immagine statica, ma è comunque un'immagine che fa parte di un cammino evolutivo. Avevo fatto anche il video sul cammino evolutivo dell'uomo attraverso i tarocchi, quindi è tutto un movimento, quindi qualcosa è accaduto prima e qualcosa accade dopo. E questo può aiutare perché tutto comunque fa parte di una storia, la storia della persona che vi chiede un consulto di carte. Poi un altro elemento da considerare è la postura, la posizione delle gambe, delle braccia, la direzione dello sguardo, e da qui si possono trarre dei significati intuitivi interessanti. Magari in una postura rigida potete vedere una persona austera, oppure nelle braccia incrociate potete vedere una persona che sta sulla difensiva, che si chiude. Nella direzione dello sguardo ci sono molte cose da osservare: se guarda da una parte piuttosto che da un'altra, se sta ignorando qualcosa, magari c'è una scena particolare che gli capita davanti e la carta, il personaggio guarda nella direzione opposta. Anche questo ha un significato, quindi magari c'è qualcosa nella vita della persona che viene ignorato, quindi magari quella persona si sente ignorata da qualcuno. Potete osservare delle cose di questo genere e cercare di capire insieme alla persona che vi chiede il consulto se effettivamente riconosce qualche significato di quel genere. Questo secondo me è un lavoro molto affascinante, un tipo di lettura che davvero può essere utile proprio anche semplicemente come metodo di studio per allenare l'intuizione. Quindi anche se non vi sentite sicuri e volete comunque utilizzare sempre il libro, potete fare questo tipo di lettura come metodo di studio. Magari potete scrivervi su un foglio quello che le carte vi suscitano, quello che secondo voi potrebbe essere un significato più intuitivo rispetto al libro, e magari allenare proprio questo metodo di lettura, perché comunque è utile al di là del fatto che vi affidiate solo a quello o che vi affidiate anche ai significati dei libri. Io spero in qualche modo di esservi stata utile con questo video, soprattutto per chi è un pochino confuso tra i diversi significati che trova sui vari testi, e se avete domande, come sempre, potete scrivermele giù nei commenti. Io vi mando un bacio enorme, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video e ci vediamo alla prossima.